Ultima fatica letteraria del professor Dante Marianacci, Scenari della mente, parliamo di un libro di poesie, come mai questo titolo e come mai questo libro? Beh, la parola scenari evoca almeno tre cose, insomma, lo scenario è l'insieme che costituisce un palcoscenico, una rappresentazione teatrale, un film, eccetera. Allo stesso tempo può essere un bel paesaggio, ma può essere anche uno scenario, per esempio, internazionale, mondiale, sociale, eccetera. E quindi questo titolo raccoglie e sintetizza un po' anche il significato di questo libro. Un libro che è un viaggio nella memoria, un viaggio nell'immaginazione, un viaggio nella letteratura. La memoria, come diceva un grande poeta sudamericano, Borges, non è mai la stessa, non è mai la stessa moneta, cambia continuamente, nel senso che quando noi evochiamo il nostro passato, le nostre esperienze, la nostra vita, la immaginiamo, la sogniamo più che vivere realmente. Io credo molto nella poesia. Qualcuno come Montale ha detto che le poesie sono inutili, esagerando. E non so, un grande esistenzialista ha detto: nessun bambino viene salvato, che muore di fame, viene salvato da un libro. Però un grande regista portoghese, che è mancato da poco, tra l'altro vincitore di uno dei premi Flaiano, De Oliveira, mi disse, quando venne a Pescara, mi disse: guardi, si ricordi che un libro serve a non farci sentire mai soli. Scendi dalle montagne alte, con le rocce a strapiombo che mutano colore, spinge di natura che invoca la pace, e i pascoli d'altura lentamente scendono al piano, inseguendo le mura.